polizia tedesca e quelle dell'area Schengen hanno lanciato mercoledì una gigantesca caccia all'uomo per catturare il killer del mercatino di Natale che lunedì sera ha provocato 12 morti e 48 feriti al volante di un tir lanciato sulla Olla. Secondo fonti di polizia si tratterebbe di un giovane tunisino di 21 anni, i cui documenti sono stati ritrovati nel tir della morte. Ed è stata anche messa in evidenza l'eroico tentativo fallito dell'autista, un polacco, di cercare di neutralizzarlo, ma senza successo. Tra l'altro, si è venuto a sapere che era passato in Italia nel 2012 e poi aveva raggiunto la Germania nel 2015, fermato dalla polizia d'agosto con un falso documento di identità. Intanto sembrano affievolirsi le speranze per l'italiana, data per dispersa dopo l'attentato. Secondo una confidenza fatta dalla madre al vescovo di Sulmona, le speranze di trovarla in vita sono minime. Intanto c'è stato un incontro a Berlino tra il ministro dell'interno Steinmeier e quello italiano Alfano, che si sono recati sul luogo dell'attentato. Mimmo Siena, Speciale News. Si attendono notizie certe sulla sorte dell'italiana di 31 anni di Sulmona che è dispersa a Berlino dopo l'attentato di lunedì scorso, nel quale un tir è franato contro un mercatino natalizio vicino a una chiesa, uccidendo 12 persone e ferendone 48. Intanto non ha ancora un volto l'attentatore. Il pakistano, che era stato fermato in un primo tempo e sospettato di essere il guidatore del tir, è stato rilasciato. La polizia tedesca ha messo in evidenza che il killer è ancora in giro e può seminare morte e terrore. Intanto l'ISIS ha rivendicato ufficialmente l'attentato tramite la sua agenzia di stampa, chiamando il terrorista un soldato dello Stato islamico. È stata una notte, quella appena trascorsa a Berlino, carica di dolore ma anche di ricordo per le vittime. Ieri, turno infrasettimanale del campionato di calcio tedesco, si è svolto un minuto di raccoglimento su tutti i campi. La cancelliera tedesca Angela Merkel, in un incontro telefonico con il presidente francese Hollande, ha ritenuto necessaria una lotta senza tregua contro il terrorismo che non deve intaccare né i valori né lo stile di vita scelto dalle democrazie. Mimmo Siena, Speciale News. È stato un interessante anticipo delle feste natalizie per il Rotary Club di Lucera, che ha ospitato nella giornata di lunedì lo chef Claudio Sedler, che ha presentato nel centro Dauno uno dei suoi libri dal titolo Manuale dello Chef, che si è svolto nella sala meeting di Palazzo Petrilli, con uno show cooking di una delle sue creazioni, insieme a un percorso enogastronomico di eccellenza del territorio, in tutto incornato dalla splendida atmosfera del Natale. L'evento, organizzato dal locale Rotary Club Svevo e dalla un'azienda leader nella ristorazione aziendale. Un evento, ultimo atto di un anno ricco di eventi e che ha reso in evidenza ai protagonisti la beneficenza. Infatti, i fondi ricavati dal Gala Diner sono andati a favore del centro di accoglienza immigrati e bisognosi della Caritas di Lucera. Mimmo Siena, Speciale News. Una interessante sorpresa ha aperto l'anticipo del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Per la 18ª giornata del girone di andata, l'Atalanta ha battuto l'Empoli con il punteggio di 2-1 nell'anticipo di martedì, giocato agli Atleti Azzurri d'Italia. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa arrivano i gol. Prima il vantaggio empolese con Michelizze e poi negli ultimi 15 minuti della partita arriva il capovolgimento del risultato. Prima il pareggio da parte dei padroni di casa con Kessler e poi con D'Alessandro al 94esimo, regalando di fatto alla squadra di Gasperini 3 punti importanti. Attesa per il secondo anticipo mercoledì sera allo stadio Meazza con la sfida tra Inter e Lazio. Entrambi arrivano da risultati positivi importanti. I biancocelesti hanno battuto all'Olimpico 3-1 la Fiorentina, mentre l'Inter ha battuto la Sassuolo con il punteggio di 1-0 in trasferta. Giovedì tutto il quadro del programma con le attese sfide che riguardano le tre protagoniste dello scudetto: la Juventus in trasferta a Crotone, la Roma che ospita il Chievo ed il Napoli a Firenze.
per l'Olimpica Ecodaunia Basket, confronto lontano dalle mura amiche contro Monopoli per la terza giornata di ritorno del campionato di basket a Serie C Silver. I padroni di casa, che sono al quinto posto in classifica con 20 punti, frutto di 10 vittorie e 7 sconfitte, sfruttano la fluidità di Gibbs e Liaci con Hamilton in cabina di regia per fermare i gialloblu di coach Gesmondo. Dopo la brillante vittoria casalinga contro Ceglie, con in campo tutti gli effettivi, compreso il neo acquisto Malpede, sanno benissimo che da ora in poi si dovrà vincere ad ogni costo per allontanarsi dalla zona pericolo e riuscire a ritrovare una tranquillità che negli ultimi tempi, con tutte le traversie successe, si è faticato a trovare. Il recupero graduale degli infortunati ha consentito un gioco più fluido e veloce per l'Olimpica, che metterà tutta la grinta che serve per cercare di vincere lontano da Cerignola. Arbitri del confronto alle 20:30, la Coppa Brindisina, Galluzzo, Marsiglia, Mimmo Siena, Speciale News.